E buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova diretta di Oggi Insieme. Anche oggi, se stiamo insieme, è perché vogliamo cercare il volto del Signore. Vogliamo che ancora stamattina lo Spirito Santo ci illumini, ci faccia comprendere, ci nutri. Uh, proprio come nel naturale abbiamo bisogno di una buona colazione per affrontare una giornata faticosa, anche nello spirituale ne abbiamo bisogno di nutrirci. E tutti quelli che si svegliano con un grande appetito spirituale saranno sfamati, perché il Signore dice chiaramente che tutti quelli che cercano trovano. E anche noi vogliamo cercare come la cerva nei le, i corsi di acqua la parola di Dio per la nostra vita. E vogliamo desiderarla perché ci riteniamo mancanti. Nessuno, nessun figlio di Dio. Uh, si ritiene già arrivato, pensi già di essere uh, ricco, come abbiamo parlato anche ieri, no? nella puntata di Donne di Fede. Nessuno si senta già arrivato e già arricchito di nulla mancante, ma vogliamo proprio presentarci come poveri in spirito, i bisognosi, quelli che hanno sempre che mancano sempre di qualcosa. Signore, dammi ancora, voglio ancora qualcosa di te, voglio ancora sfamarmi di te, non mi sazio mai delle tue parole, della tua presenza. E tutti quelli che si accostano con questo sentimento riceveranno. Avete mai visto un padre che nega del cibo a un figlio affamato? Avete mai visto una madre che ignora i bisogni del figlio? La cosa interessante è che un genitore ama incondizionatamente, un genitore non alleva i suoi figli, non procura ai suoi figli tutto quello che necessita perché uh, viene ricambiato quello che fanno, anzi al contrario, tante volte non viene nemmeno... Apprezzato, non viene capito, ma ogni genitore ama comunque i suoi figli, anche quando gli sforzi che fa, anche quando tutto quello che gli concede non è apprezzato. Continua ad amarlo perché l'amore di un genitore è incondizionato. Ora, se noi che siamo malvagi, dice la parola di Dio, riusciamo a dare dei buoni doni ai nostri figli se ci richiedono, quanto più il Padre nostro che ci ama di un amore puro riesce a darci tutto quello che ci serve? E allora qualcuno si starà chiedendo, allora perché il Signore non mi risponde quando gli faccio una richiesta? Perché evidentemente i tempi non sono maturi. Se c'è una cosa che non ci è dato di sapere, sono i tempi di Dio e noi dobbiamo accettarli per fede. Il giusto vive per fede perché per fede accetta anche i tempi, le tempistiche di Dio. E noi non sappiamo il Signore quando ha deciso, ma io so per certo, e lo devi sapere per certo anche tu, che il Signore già ha bene in mente un piano per noi, ha stabilito il giorno, la data e l'ora esatta dove tu vedrai il tuo miracolo, la tua risposta. Quindi, in, con piena fiducia, vogliamo accostarci al Signore, vogliamo ancora dire stamattina: Signore, nutrici. Noi sappiamo che tu sei un padre meraviglioso, insostituibile. Quando mia madre e mio padre mi abbandonassero, Signore, tu non verrai mai meno. Quindi se noi abbiamo bisogno di qualcosa stamattina, innanzitutto presentiamoci per cercare la sua presenza, per uh, cercare il suo volto, la sua benedizione. Poi il Signore insieme anche a queste cose ci darà quello che ci serve nel naturale. Cercate prima il regno significa proprio questo. Cerca prima la benedizione, cerca prima il favore di Dio, cerca prima la sua approvazione, cerca prima il suo consiglio. E poi che succede? Visto che tu hai cercato il consiglio, l'approvazione, stai intraprendendo la strada giusta, che succede? Tu sarai benedetto anche nel naturale, perché ascoltando i consigli di un buon padre tu riuscirai in tutte le tue imprese. E allora stamattina vogliamo benedirlo e ringraziarlo. Voglio chiedere agli amici che ci stanno seguendo dai social, quelli che ci seguono dal nostro network in tv, sono già tantissimi, ma vogliamo chiedere un aiuto a quelli che ci seguono dai social, in modo che anche attraverso le piattaforme social noi possiamo raggiungere tanti cuori bisognosi che hanno un bisogno. Non riconosciuto, gente che sa che manca di qualcosa, che sente un vuoto dentro, ma non ha ancora capito di che cosa ha bisogno. È come quando i bambini piangono per qualsiasi cosa perché in realtà loro non sanno di cosa hanno bisogno. Quindi piangono se vogliono dormire, piangono se vogliono mangiare. E così sono quelli che non conoscono il Signore. Sono continuamente afflitti, sono continuamente tristi perché hanno... Il vuoto, la mancanza di qualcosa che nemmeno sanno cos'è e noi vi aiutiamo perché questo è il comandamento che il Signore ha lasciato a me e ha lasciato a te: andate e fatemi discepoli, andate e ammestrate le gente, andate non, e non dategli soltanto un messaggio di ravvedimento di, di salvezza, ma anche discepolatevi. Quindi fatti conoscere di più: io chi sono, qual è il mio modo di pensare affinché lasci nel sistema del mondo e si conformino al sistema del regno, <ride> mi piace dirlo al contrario verso perché in realtà quello che noi dobbiamo ambire è e aderire al sistema del regno. Non vogliamo conformarci con il sistema del mondo, ma vogliamo conformarci con il sistema del regno. Preghiamo insieme, preghiamo anche per le condivisioni, preghiamo anche per i commenti, preghiamo affinché ogni gesto, ogni piccola azione che noi facciamo per divulgare questa diretta sia benedetta dal Signore e lo Spirito Santo raggiungerà tantissimi cuori, anche quelli che tu non pensi, ma un giorno vedremo i frutti. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore, tu sei meraviglioso. Uh, in te, Signore, abbiamo tutto quello di cui uh, abbiamo bisogno per vivere una vita felice. Signore, grazie perché tu sei il nostro papà, noi ci possiamo avvicinare a te, sappiamo che tu non ci fai mancare niente e anche quando ci dici no, noi non lo comprendiamo, ma quel no è salutare per noi, ci sta liberando da qualcosa che nemmeno noi conosciamo. Grazie Signore perché mentre noi uh, vediamo in modo limitato tu vedi infinitamente di più di quello che scorgono i nostri occhi. Ti ringraziamo Padre perché chissà quante volte attraverso quei no che tu ci hai detto ci hai liberato da grandi danni alla nostra vita. Ti ringraziamo perché per tutte quelle volte che tu ci hai liberato dai lacci e non ce ne siamo accorti. Quindi stamattina un tributo di lode e di ringraziamento e di adorazione si vuole levare dai nostri cuori per te che se il nostro Dio meraviglioso che ti prendi cura di noi. Signore, noi non ci sentiamo mai smarriti, anche se vengono dei momenti dove ci sentiamo un pochino smarriti, perché la nostra umanità è quella che è. Nella tua parola troviamo il nostro conforto, noi troviamo il rifugio in te, sappiamo che tu sei dalla nostra parte, che tu Signore stai tifando per noi, sì Signore, perché tu sei sempre dalla nostra parte, ti prego Signore, di benedire ogni cuore che stamattina ascolta. Io so Padre che lo Spirito Santo ha una parola specifica per ogni cuore e io so Padre che il tuo scopo è quello di benedire quelle persone che stanno cercando qualcosa e non lo trovano, fa che veramente lo Spirito Santo possa um, conquistarli, che possa compungere i loro cuori. Ti prego, Signore, fa che noi, tutti noi, chi parla, chi ascolta, chi condivide, chi commenta, possiamo essere tutti strumenti nelle tue mani, strumenti utili per l'avanzamento del regno. Te lo chiedo nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Alleluia, bene. Gloria a Dio. Stamattina il versetto che ci propone il calendario, come sapete noi ogni mattina leggiamo dal verso del calendario, ci lasciamo guidare come lo Spirito vuole, in modo che non ci siano non ci siano, uh, in, eh, in, come si dice, uh, intromissioni umane, ma sia lo Spirito Santo a parlare in modo fluido. Quindi noi invochiamo lo Spirito Santo in questo momento, diciamo, Padre, parla attraverso il tuo tanto Spirito perché abbiamo bisogno di nutrirci di te. E il versetto lo troviamo in Matteo, capitolo 4, versetto 3, e dice, Se tu sei figlio di Dio... Ordina che queste pietre diventino pane. Conosciamo tutti la tentazione che Gesù ha dovuto, uh, uh, ha dovuto passare nel deserto, no? ha dovuto subire. E vorrei leggere proprio dal, dal primo verso, uh, sempre del capitolo 4, che dice, allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame ne abbiamo fare me dopo poche ore, vero? E <ride> il tentatore avvicinatosi gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina queste pietre che diventino pane. Ho voluto leggere dall'inizio del capitolo per comprendere bene questa frase, non è che il diavolo è andato a tentare Gesù dopo mezz'ora che aveva mangiato, dopo un giorno, ma dopo 40 giorni. La cosa che dobbiamo evidenziare è che se notate per chi uh, ha tra le sue mani la parola di Dio, che lo Spirito, ecco la S maiuscola, quindi non parla di uno spirito maligno, ma parla dello stesso Spirito che era sceso su di lui poco prima, quando lui è sceso nelle acque battesimali. Vi ricordate? A un certo punto c'è scritto che lui scese nelle acque battesimali, Giovanni Battista lo, lo battezzò, e scese a guisa di colomba lo Spirito Santo e si posò su di lui. Lo stesso Spirito che cosa fa? lo ha condotto nel deserto perché doveva essere tentato. Um, la parola usata qui è peraestinai, no, non vorrei sbagliare la pronuncia, ma significa sia tentato che provato. Quindi nello stesso momento Gesù veniva tentato da Satana, che voleva distruggerlo, che voleva impedire il passo di Gesù verso la croce per la salvezza degli uomini. Ed era testato, provato da Dio per dimostrare non a Dio, ma agli uomini che Gesù era un vero uomo e anche un vero Dio. Quindi tutto uno. Che succede qui? Che il diavolo, il nemico delle anime nostre, in persona non è che ha mandato suo, uh, un, un suo spiritello, è venuto lui in persona, faccia a faccia con Gesù, a tentarlo. Che cosa fa? Tenta Gesù dopo 40 giorni. 40 giorni silenzio assoluto, non c'è ombra del diavolo. C'è solo Gesù con questo deserto e con, preparava, uh, si preparava per l'inizio del Suo ministero terreno, il suo ministero messianico, e vediamo che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame. Puff! Arriva diavolo, il diavolo e gli fa la proposta: Ordina che queste pietre diventino pane. Quando arriva il diavolo dopo 40 giorni. Quando subito dopo che Gesù ebbe fame, appena arriva il bisogno nella nostra vita, appena c'è una necessità nella nostra vita, una defianza, ecco che il diavolo arriva con le sue belle proposte. Pubblicità. Di che cosa hai bisogno? Ecco, io te lo do. Quindi il diavolo arriva con la sua proposta allettante. Perché aveva fame, era un vero uomo e aveva fame. Quindi, il primo punto di riflessione è proprio questo: attenzione ai momenti di bisogno. Attenzione quando arriva quel momento in cui tu hai necessità di qualcosa. Avete mai sentito di quelle persone che hanno detto "Sono stato tentato a rubare quei soldi?" Perché in quel momento della mia vita, in quel periodo, non avevo soldi, non avevo lavoro è quasi quasi forse il diavolo gliel'ha presentata come una proposta su un piatto d'argento arrivata direttamente dallo Spirito Santo. Vedi è il Signore che ti dà l'occasione di prendere questi soldi, perché il Signore lo sa che tu i soldi non ce li hai, ma quello è rubare. Quindi Uh, noi dobbiamo essere sempre lucidi, dobbiamo chiedere al Signore, Signore, nel momento del bisogno, nel momento di grande bisogno, fa che io resti lucido e non possa cadere nelle tentazioni di quel bigliacco di Satana, perché lui è andato a tentare Gesù quando Gesù era già sfiancato di 40 giorni, era già stanco, quindi il nemico che cosa fa nella vita tua e nella vita mia? Aspetta il momento in cui siamo stanchi, lascia che il deserto ci stanchi, il deserto sono le prove della vita, sono i momenti difficili e dove, dove dimora il diavolo e i demoni, quindi Lui che cosa fa? Aspetta il momento opportuno. Ci stanchiamo nella vita, ci stanchiamo negli affanni che ogni giorno riscontriamo nella nostra vita. E quando non ce la facciamo più, quando arriviamo al culmine delle nostre forze, ecco che lui presenta una proposta allettante. Dobbiamo stare attenti. Signore fa che veramente e noi possiamo essere sempre lucidi. E un'altra cosa che Lui ha fatto. Ha adulato Gesù. Da un lato l'ha adulato e da un altro lato la sua intenzione era di metterlo in crisi. Infatti, come dice, se tu sei figlio di Dio, sì, ma come se lo sa benissimo che Gesù è figlio di Dio? Lui sta tentando l'identità di Gesù, sta tentando la relazione del figlio con il padre. Quante volte nella nostra vita anche con noi fa così? Lui cerca di mettere in dubbio, in discussione la nostra figliolanza. Tu sei figlia di Dio, tu sei figlio di Dio e tu, e tu sei pure figlio di Dio. Quante volte si usa di uomini e di donne che usano questo frasario che ci mettono in crisi e noi già perché ci sentiamo provati, già siamo stanchi, già siamo in difficoltà, già abbiamo dei bisogni e quelle parole arrivano come un pugnale: e tu sei figlia di Dio e tu sei figlio di Dio? Il mettere in discussione la figliolanza, il mettere in discussione l'identità, ma Gesù sa bene chi è e anche noi dobbiamo avere una stretta relazione con Lui per non perdere la consapevolezza che noi siamo figli di Dio. Quindi nessuno mette in dubbio che tu sei figlio di Dio. Forse stamattina c'è qualcuno che sta seguendo questa diretta che proprio in questi giorni è stato male perché qualcuno con le sue parole ti ha ferito a tal punto che tu addirittura hai dubbi sulla sua salvezza. Forse addirittura hai dubbi, sono figlio di Dio oppure no? Sono un servo oppure no? Forse c'è qualcuno che è addirittura un ministro e il diavolo è venuto nella tua vita attaccando la tua identità, facendoti credere che forse non sei, per quel se, quel se davanti mette in dubbio, potresti essere ma potresti anche non essere. Quante persone ci sono che non sono ben radicate, non, non, non sono ben consapevoli di quello che sono in Cristo, in Dio? E appena arriva Satana con i suoi dubbi, con i suoi se, sì, ecco che subito cadono, ecco che subito vacillano. Attenzione! Non far toccare la tua identità da nessuno non rimurginare su quelle parole, non pensare, forse, forse è vero, hai detto queste parole, nel nome di Gesù stamattina sradica questo parlare dalla tua mente, forse nella tua mente rimbomba, queste parole che rimbombano nella tua mente, mi ha detto quelle parole, forse è vero, forse io non sono, forse, Forse, se e se togli tutti questi se e tutti questi ma, devi essere convinto di quello che sei nel Signore. Anche perché ti do una notizia che tu già sai: non è per merito che tu sei quello che sei, ma è per grazia. Sei stato comprato con il prezioso sangue di Gesù. E il sangue di Gesù non perde il valore come le nostre monete, come, la, come i nostri conti in banca che all'improvviso cambia la valuta e che scende il valore. Il sangue di Gesù non perde il valore. Il sangue di Gesù è sufficiente per lavare i peccati di tutto il mondo e di quelli che verranno anche dopo di noi. Quindi stai tranquillo, non è per merito. Se qualcuno viene... Eh, una volta ho letto una frase molto bella che c'è scritto quando Satana viene a ricordarti... Il tuo passato, tu ricordi il, il suo futuro. Se il tuo passato era disastroso, se tu eh, sei stato un grande peccatore, se oggi ancora cadi nei falli e poi ti rialzi e il Signore ti mette in piedi e Satana ti vuole mostrare chi eri e quanti errori fai, tu gli devi dimostrare chi è lui, glielo devi ricordare e che la fine che farà. Perché noi siamo entrati in una vittoria già vinta. Togliamoci dalla testa che il Signore Gesù sta combattendo con Satana. Noi a volte ci configuriamo davanti agli occhi una battaglia, un braccio di ferro tra Cristo Gesù e Satana e dobbiamo vedere se Gesù vince. Gesù già ha vinto. Più che vincitore significa entrare in una vittoria già vinta. Non significa più che vincitore a chi urla più forte. Forse qualcuno ha pensato che più che vincitore è uno che urla tanto, più che vincitore è uno che è entrato in una vittoria che ha già vinto un altro per lui. Immaginate un calciatore quando vince, scusate mi esempio banale, quando una squadra vince, la squadra del Napoli vince, se uno fa il gol, tutti dicono abbiamo vinto, abbiamo fatto gol, ma il gol l'ha fatto uno solo. Quindi tutti entrano in una vittoria già vinto. Il gol per noi l'ha fatto Gesù. Quindi noi siamo entrati... Scusatemi, c'è qualcosa che non va? Noi siamo entrati in una vittoria già vinta. Cristo già ha vinto per noi. Quindi noi non dobbiamo fare altro. Quindi se quando Satana viene vuole mettere in dubbio la tua identità, vuole mettere in dubbio la tua salvezza, vuole mettere in dubbio chi sei, vuole mettere in dubbio il tuo ministero, mandalo via nel nome di Gesù perché tu sei stato acquistato, tu sei figlio e quell'identità non te la devi toccare perché tu sei figlio, punto e basta. Mm? Quindi, prima di tutto abbiamo detto questo, poi vediamo le armi di Gesù. Meraviglioso Gesù, perché eh, attraverso questa tentazione, prova, lui ci ha anche dato gli strumenti per combattere il nemico. Quindi, Gesù come risponde? Sta scritto, non soltanto di pane vive l'uomo e vogliamo comprendere bene cosa significa non soltanto di pane di vive l'uomo, non soltanto di bisogni vive l'uomo, non soltanto di ricevere risposte per i bisogni naturali vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dal Signore. Ci sono quelle persone che quando pregano in modo arrogante, sbagliato, quasi come se loro stessero nella posizione di poter uh, ottenere per obbligo, Dicono: Se tu non mi fai questo, io non ti servo. Se tu non mi rispondi, io non pregherò più. <ride> Quindi sembra quasi che noi mettiamo il Signore alle sp a spalle al muro, come se il Signore ci dovesse qualcosa. Al contrario, siamo noi che dobbiamo tutto a lui. Quindi Gesù ci risponde non soltanto dei bisogni vive, non soltanto del pane, quindi non soltanto delle tue necessità. Qual è la tua necessità oggi? Forse tu la tua necessità, il diavolo te la sta mettendo davanti, come l'ha messa davanti a Gesù, come ha messo quelle pietre davanti a Gesù, fa che queste pane, ordina che queste pietre diventino pane. Forse anche tu, spinta dal nemico che ti sta facendo vedere il bisogno come una risposta obbligatoria, dici Signore, fa che queste pietre, che questo mio bisogno diventi pane. Ma non soltanto di quei bisogni sfamati vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dall'Eterno, ma di ogni parola che viene da Dio, perché attraverso di essa noi potremo vivere una vita felice. Il diavolo non si arrende, ancora un'altra volta torna e gli dice: Se tu sei figlio di Dio. Gettati da questo pinnacolo perché verranno degli angeli, è scritto quindi anche lui usa la parola. Vedete la seconda volta: vedete l'astuzia lui cambia l'astuzia. La prima volta ha cercato di mettere in dubbio l'identità, poi dopo ha capito che Gesù era afferrato, quindi era, eh, sapeva chi era e ha cambiato e, eh, e ha detto perché gli angeli eh, ha dimostrato a Gesù che conosceva bene le scritture. Quindi, perché c'è scritto che gli angeli stessi verranno. <ride> Quante persone ci sono che nella vita, nonostante sono servi di Dio, si vanno a mettere in dei pericoli? Noi non possiamo tentare il Signore andando incontro a dei pericoli. Se noi ci troviamo in pericolo, il Signore ci libera ma noi non dobbiamo andare a metterci in pericolo, in una situazione di pericolo, e poi aspettandoci che il Signore ci libera, perché il Signore ci libera, sì, ma noi non possiamo tentare il Signore, noi dobbiamo essere figli avveduti, dobbiamo uh, um, sapere quello che stiamo facendo, dobbiamo agire per il meglio, dobbiamo essere saggi per fare le cose migliori. E Gesù ancora una volta resiste a questa tentazione. Gesù risponde, altresì è scritto, non tentare il Signore Dio tuo, non tentiamo il Signore, se sappiamo che certe cose non le possiamo fare, non le non facciamo, uh, facciamo quelle cose, cercando poi che il Signore ci liberi, ci possiamo trovare sicuramente in delle situazioni difficili, dove ci siamo cacciati noi, ovviamente. Ci siamo trovati in delle situazioni difficili, ma l'abbiamo fatto noi in malafede. Qui Satana sta proprio proponendo a Gesù di cacciarsi nei guai in malafede, quindi proprio tentando il Signore, un gioco, lo fa diventare un gioco, un fenomeno da barcone. Invece, quando noi ci troviamo in difficoltà, perché, perché abbiamo fatto una cattiva scelta, una cattiva valutazione, il Signore ci viene sempre incontro, ma mai mai dire iniziamo a fare questa cosa eh, pericolosa poi il Signore ci libera assolutamente Infatti, uh, se vi ricordate, qualche volta uh, vi, ho vi ho raccontato anche la testimonianza di quando ero soltanto una fanciulla e una sorella mi chiese di andare a pregare a casa sua, era una casa tempestata di uh, demoni, da quello che raccontava lei. E lei disse: Visto che tu sei stata battezzata con lo Spirito Santo, ero ripiena di Spirito Santo, ma avevo solo 15 anni. Lei mi chiese di andare a casa sua. Io avendo ricevuto l'ammaestramento da, da mia nonna, la quale mi ha discepolato per anni, sapevo benissimo che io non potevo andarmi a cacciare nei guai essendo una ragazzina inesperta di 15 anni è vero ero stata riempita di spirito santo però in quel momento io ho fatto una valutazione ho pensato non è giusto che io a 15 anni vada a cacciarmi in una situazione del genere è vero sono stata battezzata ma non funziona così quindi chiamai le sorelle anziane e andammo insieme e poi il Signore attraverso di me liberò quella casa ma il Signore mi ha voluta tra virgolette Onorare perché io sono stata ubbidiente e sottomessa. Quindi noi non dobbiamo mai andarci a mettere in delle situazioni dicendo poi ci pensa il Signore. E Gesù ci dà un grande esempio, nonostante fosse figlio di Dio. Poi vediamo che ancora continua questo diavolo insistente. Non si stanca, non si stanca. Ecco che torna ancora questa volta. Come lo tenta, gli fa vedere tutti i regni della terra, gli fa vedere tutto. Dice: Se tu uh, mi adori, tutto questo sarà tuo. Questo è stato l'attentato più grande alla croce, perché il diavolo ha cercato di impedire Gesù di salire sulla croce. Tutta quella gente sarebbe stata sua, tutti quei regni sarebbero stati suoi, tutto il mondo sarebbe stato suo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo genito figliolo finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e la proposta satanica qual era? Che tutto il mondo poteva essere salvato perché Gesù adorava Satana? È qualcosa veramente di assurdo. Facciamo attenzione che le ambizioni del mondo, facciamo attenzione che le ambizioni che il diavolo ci mette davanti agli occhi non ci distolgano dal cammino, dal proposito che Dio ha per noi. Quanti servi di Dio, quanti uomini e donne di Dio hanno iniziato un buon cammino verso la croce e poi le ambizioni hanno deviato il loro percorso. Hanno cominciato non a contare le anime. Ma a contare le persone e non più a riempire il regno di, dei cieli di anime, ma a riempire luoghi per contare, per fare un censimento e per paragonarsi e per giocare con altri ministri che sono entrati in una competizione diabolica. Signore, liberaci da questo tipo di tentazione. Tante volte può sembrare quello più scontato. Chi legge queste tre tentazioni? Quella più evidente che, che si tratti, una tentazione può sembrare proprio questa, i regni, ti dei regni, tutto questo sarà tuo. Quante persone, quanti ministri scendono a compromesso perché contano non più le anime salvate ma le persone fisicamente? Quanta gente hai tu in chiesa? Quante ne ho io? Quante persone sono andate a quel raduno? Quante persone? Ma Davide commise questo peccato grave che fu punito. E noi non dobbiamo fare l'errore di contare le persone e non più le anime, perché se noi incominciamo a fare questo errore, siamo fuori dalla volontà di Dio. E se pensiamo che nella parola di Dio c'è scritto che in cielo per uno solo che si ravvede fanno festa, noi che cosa stiamo a fare qui che contiamo quanta gente c'è e applaudiamo e esultiamo se ci sono mille, duemila persone? Noi non dobbiamo applaudire per la quantità, ma per la qualità. Per le quantità di anime che si sono realmente ravvedute. Noi non siamo qui per vedere le cose gratanti, i regni, tutti i regni ti do, se tu mi adori. Se noi non obbediamo il Signore, se noi non ci sottomettiamo alla Sua volontà, se noi non ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, stiamo adorando Satana. E vi può sembrare un'affermazione esagerata, ma è così. Noi non siamo in mezzo. Noi osserviamo Dio, osserviamo Satana. Quindi, se noi incominciamo anziché entrare nel proposito di Dio che ha a cuore le anime, salvare le anime, liberarle, curarle, anche se fosse una sola, e invece siamo dietro alle folle, alle moltitudini. E poi chi se ne frega sono convinti. Sono salvati, sono cambiati. Questo è peccato. Stiamo adorando e ci stiamo prostrando davanti a Satana per i regni e siamo entrati in una competizione diabolica. Che il Signore possa liberarci perché non è questo quello che conta. Ci stiamo fossilizzando se vediamo un nostro parente seduto nei banchi di chiesa e non ci stiamo preoccupando se dentro di lui il seme della parola sta procurando frutto. Non ci dobbiamo accontentare delle dramme perdute nella casa. Vi ricordate quella donna che perse la sua dramma? Nella casa, e a un certo punto cominciò a spazzare, a pulire, a vedere perché doveva trovare la dramma. Era caduta nella casa e non si trovava. Quante persone ci sono cadute nella casa? Vanno anche in chiesa, vanno anche nelle congregazioni, si riuniscono, stanno insieme, ma sono perduti nella casa. Signora, aiutaci a capire che non è importante mettere insieme un totto numero di persone che alzano le mani, che urlano, che gridano, che ballano, tutto quello che volete voi. Non è importante questo, l'importante è che non siano dramme perdute nella casa, ma che siano anime che abbiano una relazione con il Signore, che non perdino il proprio valore, che non siano smarrite. E noi non vogliamo prostrarci, Signore, libera ogni ministro, perché questa è una grande tentazione, il Signore proprio mi metteva in evidenza questo e anche noi possiamo avere questa tentazione di andare a contare più il numero delle folle che le anime. Noi non ci vogliamo prostrare. Vattene via da me, Satana, perché c'è scritto, disse Gesù, adora il Signore Dio tuo, e nell'adorazione è inclusa l'ubbidienza E quando il Signore ci dice qualcosa, noi dobbiamo obbedire, perché se non stiamo obbedendo al Signore, perché adorazione è uguale ubbidienza, se noi non stiamo obbedendo al Signore, stiamo obbedendo a qualcun altro, e che questa parola veramente possa scuotere le nostre coscienze, che ci possa far riflettere e ci possa far comprendere che il nostro bene è soltanto nel Signore, ubbidendo la Sua parola, facendo quello che Lui ci sta ordinando di fare. E soltanto se noi abbiamo questa stretta relazione con Lui, che viene dalla comunione, dall'intimità, dal rapporto figlio, dalla figliolanza, si ascolta i consigli. Del, del padre, anche nella Bibbia, anche per quanto riguarda i rapporti naturali, c'è scritto che chi onora suo padre e sua madre è il primo comandamento compromesso, sapete, avrà dei giorni allungati. Perché l'ascoltare, l'ubbidienza, è il frutto dell'amore, la prima manifestazione d'amore. L'ubbidienza è il segno più grande d'amore che noi possiamo dare al Signore. E allora, se noi ascoltiamo eh, i consigli di papà, se noi lo riteniamo veramente padre, il Signore non soltanto a chiacchiere diciamo io sono figlia di Dio, ma ascoltiamo i Suoi consigli e siamo sottomessi a Lui e ascoltiamo le Sue indicazioni e applichiamo i Suoi consigli nella nostra vita, allora noi possiamo essere così forti. Vedete, è stato tutto, è stato tutto graduale. Eh, L'identità. La figliolanza, l'essere sicuri di essere figli di Dio, che cosa ti fa? Ti rende forte al punto di resistere alla tentazione anche nei momenti di bisogno, quella fortificazione che hai ricevuto attraverso questo passaggio. Che cosa fa? Ti rende forte al punto di morire a te stesso. Quindi non mi importa di fare un proselito, non mi importa di conquistare dei regni, quello che mi importa è che l'avanzamento del regno vada avanti. Signore, fa che veramente ognuno di noi possa fare una preghiera santa. Venga il tuo regno, non i nostri piccoli regni terreni. Quanti regnucci oggi vediamo fatti di congregazioni, denominazioni che gareggiano tra loro? Non dobbiamo, uh, non dobbiamo essere uno contro l'altro, ma dobbiamo essere uno con l'altro, uniti per lo stesso proposito, per lo stesso intento. Tutti tutti per l'intento di mandare avanti il regno di Dio, che il regno di Dio vada avanti, non i nostri regni, quindi quando Satana ti viene a tentare e vuole, ti sta proponendo questi regni saranno tuoi, tutto sarà tuo se tu mi adori, se tu mi ascolti, se tu fai quello che dico io, noi dobbiamo rispondere no, perché c'è scritto adora il Signore, solo a lui rendi il tuo culto e noi stamattina vogliamo con l'aiuto dello Spirito Santo, Prendere distanze da questa tentazione che a me ultimamente si sta allargando sempre di più perché più persone sempre cadono in questo tranello, Signore. Non vogliamo. Assolutamente dare importanza a quello che vogliamo noi, ai nostri desideri, ma che sia fatta la Tua volontà. Signore, metti amore nelle nostre vite. Gesù che cosa fa? Gesù va avanti, resiste a questa tentazione, arriva a fare quello che deve fare, offre la sua vita per noi. L'unico uomo che ha offerto qualcosa senza ricevere nulla in cambio. E fu fino anche uh, alla croce. Come, come il diavolo aveva messo in dubbio l'identità di Gesù, vi ricordate fino anche alla croce qualcuno disse se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, se tu sei il figlio di Dio, quante persone? E ancora oggi quante persone noi prendiamo distanza da quelli che in quel momento dicevano a Gesù, sentendoci più buoni, dice, ma come fanno? Come facevano a dire queste cose a Gesù? E quante volte noi lo diciamo lo stesso? Usando parole diverse, diciamo, se il Signore esiste perché non ferma quella cosa? Se il Signore esistesse perché non fa questa cosa? Usiamo le stesse parole di Satana. Signora, abbi pietà. Ogni volta che si usano queste parole sono le stesse affermazioni che ha usato Satana quando ha tentato Gesù, le stesse affermazioni che ha usato il ladro accanto a Gesù, quel malfattore accanto a Gesù. Se tu sei figlio di Dio, facci scendere, scendi tu, scendo, scendiamo noi. È la stessa affermazione di quelli che sotto, mentre vedevano Gesù che offriva la sua vita, dicevano: Ma sei il figlio di Dio, perché non scende dalla croce? Smettiamola. Signore, aiutaci veramente a non usare le armi diaboliche. Noi vogliamo essere, uh, vogliamo essere al centro della tua volontà, non vogliamo stare dall'altro lato della linea convinti, illudendoci che siamo dalla parte di Gesù, invece il nostro parlare in realtà è un parlare che continuamente tenta Gesù. E noi stamattina, vogliamo, se abbiamo constatato, se qualcuno sta seguendo questa diretta, magari anche qualcuno che non ha dato ancora il suo cuore a Gesù e ha detto più volte questa frase, ma se Dio esistesse, sì ma se Dio esistesse, sì ti sei riconosciuto come quello che usa e che prende in prestito le parole di Satana quando ha tentato Gesù nel deserto, in questo momento tu puoi chiedere perdono al Signore. Noi siamo ancora in un tempo di grazia, dove ancora il conto è aperto. Gesù ancora sta pagando per tutti. Gesù ancora dice, metti sul il mio conto, metti sul mio conto. Quindi, se c'è qualcuno stamattina che ancora non si è reso e che si riconosce peccatore, che ha commesso dei peccati e che forse sta scendendo a compromessi, metti sul conto di Gesù, arrenditi a Lui, il Signore ti lava, il Signore paga per te tutti quei peccati che hai commesso, tutti quegli errori che hai fatto. E sai qual è la cosa bella? Che nel momento in cui tu ti arrenderai al Signore, resisterai alle tentazioni e sceglierai per Gesù. L'ultimo versetto meraviglioso, l'undici, dice: allora il diavolo lo lasciò. Resistetegli in faccia, ed egli fuggirà da lui. Resistetegli in faccia, ed egli fuggirà da voi. E poi c'è scritto: ed ecco, degli angeli si avvicinarono a lui e lo, e lo servivano. Quando tu resisti, quando tu permetti che il Signore ti fortifica, quando tu hai piena fiducia nel Signore, quando tu ti fidi completamente di Lui, il Signore non ti lascerà affamato, ma il Signore stesso manderà degli angeli che ti serviranno. E non sarà un qualcosa frutto di una forzatura, di una sgomitata, di, una, un, di un cadere in tentazione, ma Dio stesso provvederà per te splendidamente. E tu ti guarderai intorno e dirai: Ma io avevo bisogno ora invece. Co, co, Come è successo che tutta questa benedizione nella mia vita? Perché tu hai resistito. Quindi stamattina lo Spirito Santo ti sta invogliando. Resisti a quelle tentazioni, fidati di me. Ricordati che tu sei mio figlio, io ho pagato per te. Se il diavolo ti ha messo in testa che tra me e te non c'è più relazione, se ti ha messo in testa che forse tu non hai più la chiamata, che forse hai perso la benedizione, che forse hai perso quello che era stabilito nella tua vita, non è vero, Gesù ha pagato. Resisti e gli fuggirà da te. E dopo che resisti, il Signore stesso appareccherà la mensa al cospetto dei tuoi nemici. Perché i nemici nella nostra vita ci saranno sempre. Non aspettare che i nemici vadano via. E tu, e tu pensi quando andranno via i nemici, quando andranno via i miei problemi, quando avrà via il mio bisogno, quando non avrò più bisogno di nulla, allora io riceverò benedizioni. No! Il Signore apparecchia la mensa mentre i tuoi nemici sono ancora lì, mentre ancora ci sono delle persone che ti attaccano, mentre ancora tu hai dei bisogni, mentre ancora tu sei in, uno, in una situazione critica. Il Signore apparecchierà la mensa a cospetto dei tuoi nemici e non c'è una cosa più bella. Il Signore ti onorerà in presenza di quelli che ti odiano. Lui apparecchierà per te, lui preparerà tutto quello che ti serve, lui manderà degli angeli, delle persone che nemmeno conosci. E all'improvviso ti benediranno e ti diranno delle parole di incoraggiamento e saranno per te un motivo di uh, incoraggiamento e ti fortificheranno e ti daranno quella forza, quella spinta per andare avanti e ti daranno delle parole profetiche e tu ti guarderai intorno e dici ma queste persone dove stavano? Sono gli angeli che il Signore manda per apparecchiare la mensa, la, la mensa davanti ai tuoi nemici. Sono gli angeli che il Signore manda per provvedere al tuo bisogno quando tu hai resistito alla tentazione. Quindi stamattina se c'è qualcuno che sta attraversando questo deserto sappi che il deserto è anche un momento dove Gesù ti viene a prendere parla al tuo cuore e ti tira fuori chi è colui che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Proprio nel momento in cui tu sei nel deserto, nella necessità, nel bisogno, nel momento più buio, nel deserto è arido, non c'è niente, non c'è nessuno, non ci sono punti di riferimento, l'unico punto di riferimento è Gesù. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? E io quando passo il deserto voglio appoggiarmi all'amico mio che è Gesù. Se tu stai passando il deserto, appoggiati all'amico tuo che è Gesù e lui ti darà la forza per andare avanti, lui ti darà la forza per uscirne, ti darà la via per uscirne, anche le soluzioni, anche le strategie, il Signore sarà con te, la tua benedizione di Dio sulla tua vita sarà così evidente che la vedranno anche gli altri e tu diventerai uno che benedice le vite degli altri, quindi benedetto per benedire. Riceverai benedizioni dal Signore, soluzioni per ammaestrare gli altri. Quindi quando tu passerai le prove, quando tu supererai le tentazioni, test, questo è il doppio test, una prova. No? abbiamo detto il significato della parola che non era soltanto tentare ma anche provare. Quello sarà un momento, un motivo di crescita per te, perché ti fortificherai in delle aree, ti farà comprendere delle cose e tu stesso, come sei stato aiutato dal Signore, come hai trovato in Lui la risposta la soluzione, potrai diventare. Un Punto di riferimento per gli altri, solo attraverso l'esperienza noi possiamo dare dei consigli efficaci. Chi non passa per delle determinate cose non può mai dare esperienza, saranno soltanto parole frutto di teoria, ma la pratica fa la differenza. E noi stamattina vogliamo veramente dire: Signore, fa che nel mio deserto io possa comprendere sempre di più chi sono io, chi sei tu. E quali sono i propositi che tu per me? E io non voglio fallire, non voglio mancare il bersaglio. Peccato significa proprio mancare il bersaglio. Io non voglio mancare il bersaglio. Il nemico farà di tutto per farti mancare il bersaglio, ma se noi guardiamo a Cristo, Egli dovrà. Fuggire da noi. Quindi stamattina che lo Spirito Santo possa incidere questa parola nel tuo cuore affinché tu possa avere più forza per attraversare il tuo deserto, per resistere alle tentazioni, perché Satana si è messo in testa di non farti arrivare in quel luogo che Dio ha stabilito benedizioni per te, ma tu stamattina devi dire io nel nome di Gesù riprendo in mano la mia vita, io nel nome di Gesù riprendo il cammino verso il proposito che Dio ha per me, perché non permetterò che Satana con le sue tentazioni venga a distoglimi, l'abbiamo detto tante volte, il diavolo non ti può, non si può mettere davanti e sbarrarti la strada, ma può creare delle distrazioni e questa mattina non vogliamo essere distratti, vogliamo dire Signore fa che veramente noi possiamo avere uno sguardo fisso sulla meta, sapendo che quella, che quella meta per noi è preziosa, gloria a Dio, bene, io ora voglio pregare insieme a te, voglio pregare che il Signore veramente Benedica la tua vita, la mia vita, la vita de delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei nostri conoscenti, che il Signore ci aiuti stamattina e ci fortifichi. Se ci sono delle persone che si sono sentite uh, toccate nell'intimo perché forse sono cadute in questi giorni, sono anche non cedute a qualche tentazione, c'è sempre tempo, rialzati e lascia che il Signore ti rimetta di nuovo in piedi. Io voglio anche chiedere alla regia se ci sono delle richieste di preghiera. Infatti continuiamo a pregare per tutti i malati che si affidano nelle mani di Dio. Una donna chiede preghiera per la sua vita, si chiede preghiera per un matrimonio uh, attentato da Satana, si chiede preghiera per una nostra amica che sta vivendo delle pressioni uh, che potrebbero portare a una depressione, che il Signore veramente possa aiutare tutti quelli che sono in questo stato. E poi uno, uno spettatore chiede l'intervento di Dio nella sua vita lavorativa. Bene, preghiamo. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Noi sappiamo che tu sei dalla nostra parte, che se anche il nemico ce la metti tutta per distruggerci, tu... Se dalla nostra parte. Se noi siamo nascosti in Cristo, nessuno ci può toccare perché incontrerà prima Cristo e poi noi. E se incontra Cristo, noi non possiamo essere toccati. Fa che veramente, Signore, in questo momento ogni persona collegata, ogni persona in ascolto, possa nascondersi in Cristo, possa chiedere eh, proprio di nascondersi in Cristo. Signore, fa che ognuno di noi possa avere bene in mente una buona consapevolezza di chi siamo in te, sapendo che Cristo ha pagato per noi, Padre, noi nel nome di Gesù, colui che ha pagato, è per il nome suo che stiamo venendo a te e ti chiediamo veramente di intervenire nelle nostre vite, che lo Spirito Santo possa fare un'opera meravigliosa, che possa conquistare altri cuori. Ti prego ancora nel nome di Gesù di toccare ogni corpo malato, ti chiedo nel nome di Gesù di liberare ogni mente oppressa, di uh, veramente di donare la pace, la gioia solo come tu sai fare, Padre. Ti prego Signore nel nome di Gesù di attirare a te tutti quelli che si stanno allontanando tutti quelli che sono distratti da Satana tutti quelli che stanno dando retta a Satana che lo stanno credendo Signore perché lui è così bravo è inesperto a proporre delle soluzioni ad hoc lui è così bravo Signore ad offrire dei prodotti che vanno a soddisfare il bisogno ma io ti chiedo Signore nel nome di Gesù di aprire gli occhi di tutti quelli che sono accecati soprattutto gli occhi di quelli che hanno una chiamata sulla propria vita Signore perché sappiamo che come tu, Signore, ci hai dato un esempio di vita terrena, tu ci hai dato anche l'esempio di ognuno di noi che ha un proposito e come tu avevi il proposito della croce, come tu avevi quella missione da svolgere, ognuno di noi ha una missione da svolgere, ti prego Signore, nel nome di Gesù che il nemico e Satana si possa allontanare da tutti quelli, Signore, che sono abbagliati da quella falsa luce. ti chiedo nel nome di Gesù di aprire gli occhi di tutti quelli che sono ingannati. Ti chiedo nel nome di Gesù di rialzare quelli che si sono fermati affinché possano continuare il loro obiettivo: nel loro obiettivo, quello di raggiungere, Signore, quello che tu hai stabilito per loro, Padre. Io so che tu lo puoi fare, io so, Padre, che tu li puoi strappare dalle, mie, dalle mani del diavolo. Signore, ti prego nel nome di Gesù che ogni spirito maligno, che ogni spirito seduttore sia legato in questo momento nel nome di Gesù. E ancora ti voglio mettere, Signore, davanti a te tutte quelle famiglie che hanno dei problemi, che hanno dei problemi relazionali. Ti prego, Signore, fa che ci sia un linguaggio comprensibile. Fa che anche i genitori, Signore, possano avere un linguaggio d'amore comprensibile. Fa che ci sia rispetto, fa che ci sia amore. Dacci le strategie, dacci un modo sano di parlare, fa che noi possiamo essere un buon esempio considera signore che anche noi abbiamo tante defianze tanti difetti signore aiutaci anche a fare genitori ti prego padre fa che uh, nessuno se ne perda le nostre famiglie nelle tue mani noi sappiamo che sono attentate ma noi sappiamo che la tua protezione è più che sufficiente e noi non ci vogliamo preoccupare non ci vogliamo affannare vogliamo soltanto dare a te signore mettere nelle tue mani in protezione i nostri amati ti prego Signore, fa che anche altre persone si possano aggiungere, fa che anche altri Signore possano arrendersi a te, comprendendo Signore che soltanto in te c'è la vera benedizione e la vera gioia. Signore grazie per quello che tu ci dai, aiutaci a avere, ad avere lo sguardo proiettato verso l'eternità, che nessuno Signore resti indietro per un po' di fumo, per un po' di piacere Signore che questa vita offre. Signore, ma fa che ognuno di noi possa vedere quei piaceri che ci allontanano da te come un fumo che viene e che passa subito. Ti prego, Signore, apri i nostri occhi, dacci saggezza e intelligenza. Te lo chiedo nel nome di Gesù, anche di benedire ogni persona connessa, di continuare a benedire la programmazione di parole di vita. Ogni cosa, Padre, te la chiediamo perché attraverso Gesù noi abbiamo ricevuto questa grazia di prendere senza pagare. Ri ti ringrazio, Signore, resta con noi. Te lo chiedo in Cristo Gesù che siamo e benedetti in eterno. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Ringrazio il Signore per questo tempo insieme. È stato un tempo di benedizione, non andate via perché tra un po' andrà in onda la voce del pastore alle 10.30. Poi a mezzogiorno ci sarà Fui in Prigione con Giacomo Casolare, quindi ci sarà un'altra puntata di review molto interessante dove ancora il Signore uh, vuole accendere un riflettore su un bisogno che sono appunto quello dei... Carcerati sì, probabilmente dal titolo, così sembra. Poi, subito dopo review ci sarà la replica di questo numero fino a stasera ci sarà la, la voce del pastore alle ore 20. Dio vi benedica, a Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 9.30 insieme al fratello Michele Cesare. Benedizione!